Ecco lì, eccolo! Wii, ce l'abbiamo fatta! Io! Wow! Esperimento riuscito, non facciamolo mai più. Bentrovati signori, bentrovati carissimi, i miei polletti, voi che state qui davanti a me. Beh, spero che i prossimi 10-15 minuti, non so, siano rilassanti e piacevoli. Dopo magari una giornata di lavoro, scuola, quel che sia, io sono con voi e con il vostro spirito. Chi sono io? Beh, io sono Electric. E siamo di nuovo qui su Zelda Breath of the Wild, modalità difficile impostata da solo, perché non c'è una modalità difficile ancora, uscirà tipo giugno col DLC. Diciamo che è una modalità difficile perché abbiamo deciso di fare e proseguire questa avventura mantenendo sempre solo 3 cuori. Quindi ci dirigiamo immediatamente al primo sacrario, visto che oggi ne faremo 3 puliti. Oh, una farfallina! Una farfallina! Presa zozza! Ecco, adesso anche le farfalle mi distrarranno, quindi direi che è fantastica questa cosa. Qualcuno ha chiamato il giardiniere? Perché ci penso io a giardinierizzare. Chi è? Oh, 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 che ci fai qui tu? Te l'ho ammazzata, eh? Vieni qua. Pam! Zozzo maledetto, che non sei altro. Chi è quell'altro? Beccati questo, zozzo! Zozzo, zozzo! Posto? Braccio di Stal Boblin. Questa è la mia nuova arma preferita. Wada, wada! Cavalletta Vigor. Queste saranno utili per fare delle pozioni buonissime. Bisogna sempre falciare un sacco l'erba per trovarle. Ma se ne trovano... Oh, attenzione, qui sta succedendo qualcosa. Ah, queste sono le macchine ancestrali, le avrete viste in altre occasioni. E queste sono molto pericolose, quindi ora non posso sfidarle. Cioè, potrei tranquillamente batterle. Il problema è che le mie armi non sono così potenti da permettermi di ammazzarlo in poco tempo. Ops. Oh, ma qua su c'è una spada. Spada da soldato. E quell'altro mi vuole ancora ammazzare. Basta. Me li lascia in pace, Kosu. Sacrario di Jabashif. Jabashif. Vai via. Via, via, via. 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 Entriamo dentro questo sacrario. Whee! Pellegrino di questo sacrario, io sono Jabashif. Ti sottoporrò a una prova nel nome della dea Ilia Cristio. Bene, facciamo forza distruttiva dalla sua ramtocchia via. Ah, dammi un nuovo strumento, please. Oh, ecco la mia goccetta di pipì dove ci sta dentro la forza, gli strumenti divini che mi fanno andare avanti. Ed è la bomba radiocomandata, pensa. Guarda, c'è una bomba a cubetto. Perché le bombe a cubetto, quando le tiri... rimangono lì. Esatto. Via! 3, 2, 1. It's over 9000! Sono il migliore. Sono il migliore. Allora, 1, 3, 2, 1. Cioè, 1, 0 devo fare. Un forziero. Devo fare 3, 2, 1, 0. No, 3, 2, 1. Bam. Spadone del viandante. Oh, la mia borsa è piena, Cristio. Quindi buttiamo via questo pezzo di legno che non ci fu niente. Cristio. Una spada a due mani apprezzata da molti avventurieri. Anch'io faccio un sacco di cose a due mani, pensa. Io sono un po' zozzo. Via. Bam. Ah, qui facciamo così. Questa la mettiamo qui. Pic. E noi andiamo qua. E la facciamo esplodere. Ora. Bam. Peaches. Dalla sua pitching about. Allora, dovremmo ormai essere arrivati. Wow, questo mini dungeon, questo sacrario. Oh no, non siamo arrivati. Me l'aspettavo più lunga la faccenda. Ma non è un problema, perché noi adesso mettiamo una bomba qua. Blip. Che questa la dovrebbe sparare dall'altro lato, proprio diretto. Eccola. Pam. Dalla sua ram talking about. Dalla sua ram talking about. Ah, ah, ah. Qui invece mi lancerò io. Voglio andare di là? Grazie. Whee! Incredibile. Un altro forziero. Cosa ci sarà dentro? Un'ambra. È un minerale che si vende. E non so a cosa servirà o a cosa serviva questa palla, ma mi sembra niente. Sta soltanto lì come per illustrare. Guarda che se ci metti una palla sopra, puoi lanciare anche quella. Tu c'hai una palla, vero? Sì, sì, è una bomba palla radiocomandata. Quindi siamo arrivati alla tizia qui. E adesso mi dà un emblema del sto ceppo. E andiamo avanti. Tocchiamo questa cosa malefica e via. Quindi adesso possiamo aprire questo varco. Pampete. E qui ci sono sempre quelle bestie rare, quelle macchine ancestrali che, con cui io vorrei non avere niente a che fare. Eccola là.
Un pipistrello, non ho tempo per te adesso. Scusa, devo andare, questo mi spara, mi ammazza. Muori, muori. Un altro? Cribbio! Mi spara, mi spara! Oh! Mi sparano! Ala di pipistrello, un materiale ottenuto sconfiggendo un pipistrello. Pensa, sì che sai fare 2 più 2. Scusate, devo andare, via, ciao. Mamma mia, ste macchine. È ora di falciare tutta l'erba qui, che zozza st'erba. È tutta erbaccia, tocca tutta pulirla. Qui ce dobbiamo fa, ci vogliamo fa un campetto da calcio, hai capito? Come se non ce ne fossero già abbastanza, dici. Altri pipistrelli, fantastico. 1 e 2. Se soltanto mi pagasse qualcuno per tutto questo falciare erba. Falciamo un po', vedi un po'. Saltano fuori tutte queste cavallette da sotto l'erba, pensa. Vedo dei nemici, ce la facciamo a coglierli di sorpresa? Cosa vedo là? Ma lì ci sta un nido d'api. Vediamo un po' se lo prendo. Pam! Oh, che è successo? Oh, ma sono le api! Scappa! 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 Via! Pim! È volato via, wow. Queste bombe sono molto efficaci contro questi primi goblin. Oh, delle frecce. Ah, ho tirato la bomba dal lato sbagliato. Ah, qui. Via! Via! Oh no, zio Gino è cascato. Sarà fatto male, non lo so. Ehi, ehi, zitto. Oh mio Dio, ma questa è una ghianda, ma è così rara. Non è vero. Questo, con questi punti interrogativi sopra, cos'è? Oh, ma il miele di api briosa. Che brio questo miele, che brio. Io faccio altra erba intanto, che non sia mai che trovo altre cavallette qui in giro, vedi? A me piace tanto le cavallette. Pip, una lucertola. Questo è un fungo raro, lo prendo subito. Si chiama scatola. Pensa, è una scatola con una T di troppo. Oh, vedo altri nemici all'orizzonte. Ci sarà un modo creativo per uccidere queste bestie? Non vedo nulla di così creativo, quindi andiamo all'attacco in modo violento e basta. Pium! Colpo critico, tira la freccia dritto alla testa al nemico, così infliggerai il doppio dei danni. Non lo sapevo. Ehi ragazzi, lo sapete che io ho le bombe? Guarda un po'. 1, 2, 3. Via! Eccola un'altra. E via! Tutti a casa! Tutti! E intanto mi si apre anche il forziere. Cosa ci sarà mai qui dentro? Un giavellotto che non posso prendere perché la mia borsa è piena. Ma c'ho una spada arrugginita che serve al ceppo, vai via. Mazza che lancio. Giavellotto. La cosa strana dei giavellotti è che in effetti se li tiri una sola volta si rompono subito. Allora non so a cosa servono in realtà. Oh, un nido d'api. Via. Ammazzo tutti proprio in modo violento. Oh, questi sono i vigorini. Questi sono utili. Questi funghetti sono utili. E come se lo sono. Che c'è qui dentro se non una freccia bomba? 5 freccia bomba, pensa. Ah, là c'è un uccello morto. Una farfalla. Quanto mi piacciono queste farfalle. Presa. Oh, questo dove cavolo va? Ma questo vecchio è sempre in giro ovunque? Fammi capire. Dove vai? Oh, che te ridi? Vuoi che corro insieme a te? Whee! Vieni insieme a me, io ti guiderò. Tutto ciò che so te lo insegnerò. Finché arriverà il giorno in cui non mi ricordo più. Oh, chi si rivede? Che fai? Non c'è niente di male nell'abbattere un albero. Ti faccio vedere io come si abbatte un albero. To, 1, 2. Via, via. Questo è il mio albero. Fascio di legna. Via, via. Mi servono a me tutte queste cose. E pensate un po' che noi possiamo andare dall'altro lato. Proprio in questo modo. Aspetta, Pam. Hai visto? Un ventaglio Korogu che non posso prendere perché ho troppo poco spazio, quindi via braccio, via. E quindi io mi posso prendere questo ventaglio che spazza via i nemici. Ma piano piano, così non mi ammazzo, per carità. Che qualcuno voleva un palo? Un palo al culo? Pam, eccolo lì il tuo palo al culo. Becca la bomba al culo, pam. Ti è piaciuta la bomba al culo? Ti è piaciuta? Ne vuoi un'altra? To, via. Pam. A casa, a casa ho detto. Si proprio non capisce niente. Niente, io faccio quello che voglio. Faccio quello che voglio, mica quello che mi dicono le persone. Oh, hai visto che c'è un muro esplodibile qua? Pam! E c'è un forziere dentro. Che ci sarà dentro se non frecce di fuoco. Adesso questo forziere, che è vuoto e non ci si fa più niente, sai che gli fa? Via! Dove è andato? Wow, ciao forziere. Quell'albero è pieno di mele. Abbattetelo. Pompete! Mela, mela, mela. Mela, mela, mela. Ehi, vecchio, senti, a me mi serve una cosa e so che tu l'hai. Io lo so che tu l'hai. Diario del vecchio, sembra il diario del vecchio, lo leggo. Certo, l'unico piacere rimastomi su questo desolato altopiano è cucinare. E oggi ho creato il piatto definitivo, l'ho chiamato grigliata mista picca picca. Questa ricetta non solo riscalda il cuore, ma tiene al caldo tutto il corpo. Non avrei più bisogno della tunica antifreddo, che quindi avrò io se faccio questa cosa.
questo piatto delizioso, caldo perone. Se non sbaglio, mio caro ragazzo, se non sbaglio, ci andava un aspio di Irule, ci andava un caldo perone e una carne. Butta tutto dentro il pentolo e vedi un po' che viene fuori. Vedi un po', perché questo è il piatto che piace al vecchio, così lui mi regala la tunica antifreddo e io posso andare tranquillamente là, cioè là, posso andare tranquillamente sui monti innevati senza morire congelato o cucinato. Ecco la tua grigliata. Oh, ma questo è proprio il piatto che ho inventato io. Esatto, adesso dammela però. Tunica antifreddo, una tunica amata dagli abitanti delle montagne, che mi sa che metto subito perché è più carina da vedere proprio in generale, ha un po' più di difesa e quindi non me la devo mettere soltanto durante il freddo, insomma, cioè solo quando è freddo. Posso mettermela anche così per girovagare, ma adesso devo cucinare delle cose che mi diano vigore perché dobbiamo affrontare tra pochissimo una signora scalata, quindi metteremo 4 di questi vigorini e un pollo, così, a caso. Cucina tutto insieme, butta giù, vedi un po' che viene fuori e sarà niente di meno che uno spiedino di carne e funghi levafatica, che appunto mi dà un intero anello di vigore, quello che mi serve, quindi altri 4 di questi e ci mettiamo una mela. Insalata di frutta e funghi, levafatica. Adesso facciamo anche una pozione con 4 di queste cavallette, un pezzo di mostro. Vediamo un po' cosa viene fuori qua di interessante. E non è nient'altro che un'altra pozione leva fatica. Si chiamano tutti leva fatica qui. Ultima pozione al volo e poi possiamo andare a scalare. Un'altra pozione leva fatica. Come te la levo io la fatica a nessuno, credimi. Ed è proprio quassù che noi dobbiamo andare. Dobbiamo scalare questo monte assurdo. Quindi acceleriamo. Eccoci, ci siamo. Un ultimo sforzo, Link, ti prego. E un saltino. Eccoci qua, il sacrario di Wamodai. Che nomi strani che avete pure voi sacrari, signori carissimi. Whee! Quale strumento magico mi darai oggi? Fermare il tempo. Immagino di sapere di cosa si tratti. Voi no? Beh, è l'affare che ferma il tempo, ovviamente. Quello che Kisuke onomatopeizza proprio citando Jojo. Non so perché, devo vederlo. Ecco la pipì con lo strumento dentro. Pim! E infatti è niente poco di meno che lo stasis. Ferma un oggetto nel tempo. Può addirittura accumulare, pensa, energia cinetica. Che di per sé non penso che ci serva subito questa faccenda dell'energia cinetica. Ma ci farà comodo fermare questo per utilizzare questa piattaforma come un ponte. Bello, fico. Lo sblocchiamo subito così non sprechiamo tempo a far recuperare lo stasis. Ok, adesso fermiamo quella pietra là giù in fondo, quel affare. Poi lo sblocchiamo di nuovo, così può andare giù e noi andiamo su a prendere quello che c'è nel forziere. Non è amazing? E che cosa ci sta qui dentro? Niente di poco, niente poco di meno che uno scudo da viandante. La mia borsa è piena e quindi dovrò buttare via un altro scudo, pezza. E butterò via proprio questo qua che ho equipaggiato perché fa schifo. Invece lo scudo da viandante è molto più carino. E esteticamente è carino, si può anche tenere dietro la schiena, come vedete. Da un tocco di classe al nostro Link che piace tanto queste cose. E qui c'è un signor martello, quindi devo buttare via qualcos'altro tipo il forcone. Ciao forcone, è stato bello. E prendo il martello di ferro, perché col martello, il martello è molto utile per queste faccende con lo stasis, perché gli fai gli emeni parecchio. Pam 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 pam. Adesso guardate un po' come parte. Boom! Fantastic, fantastic. E siamo già arrivati alla fine. Oh, tu creatura mistica di questo luogo così nascosto sui monti, dammi questo emblema dell'eroe. Ba 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 ba! Bene, allora il prossimo dovrebbe essere proprio da questa parte. Siamo già equipaggiati con la veste antifreddo, come cavolo si chiama? La tunica antifreddo, la tunica termica, boh. Oh, laggiù ci sono dei nemici. Possiamo divertirci con i sassi insieme a loro? Speriamo di sì. Allora, signori, adesso facciamo una cosa che davvero non fatelo a casa, è pericoloso. Allora, carichiamo questo affare con un sacco di colpi. Via, no, colpisci, colpisci, di più. Via, andiamo insieme al sasso, pronti? No, se n'è andato il sasso da solo. Io voglio fare un viaggio insieme al sasso. Utilizzeremo il prossimo sasso. Pronti, carichiamolo di energia cinetica e vediamo dove ci porterà questo sasso. Via, di là. Arrampicati, Link. Arrampicati. No, Link. Ah! Ops. Non volevo venire qui, ragazzi, ma vi lascio questo souvenir e me ne andrei. Ok? Ciao. Wow! Che cosa è successo? Siccome sto per morire, io mi mangerei un po' di funghetti, buoni funghetti. Ok,
Ok, siamo pronti, riproviamo questa faccenda. Quindi prima lo si carica, per bene. Diamogli almeno 6 colpi, Cristio. Adesso però arrampicati, Link. No! No! Adesso basta, il prossimo lo carico solo di 4 colpi per sicurezza. Pronti? Cristo, carica questo affare, maledetto. Arrampicati, Link, arrampicati. No, non così, arrampicati. Cristo! Prima ce l'avevo fatta. Ok, questo deve andare bene, questo tentativo. Quindi lo carichiamo. Vai. Ok, non così. Cristo, ti devi arrampicare subito. Devi far così. No, no, il mio sasso, non ti muove. Ah, riproviamo. Oh, mi si è rotto pure il martello per questa spaccavolata. Ecco lì, eccolo. Wee, ce l'abbiamo fatta. Aio. Wow. Esperimento riuscito, non facciamolo mai più. Ma questi mi sta a picchiare, Cristio. Non mi devi picchiare. Mo te lascio una bomba qui e me ne vado. Fam! E zitto! Zozzo maledetto che non sei altro. Tu, tua mamma, tutti quanti dovete morire. Toh! Zozzo maledetto, guarda. Della tua mamma, della tua sorella. Oh, le frecce che ci stanno qui. Tu spari le frecce, guarda come si fa con le frecce. Ops, come non detto. Così, ecco. Muori, zozzo, muori. Pure il forziere, apro adesso. Che cosa ci sarà qui dentro se non una freccia di legno? 5 frecce di legno. Guardate qui, uccellini. Pam! Abbiamo fatto l'arrosto. Pollo. Oh mio Dio, non vedo l'ora di ampliare il mio vigore, perché così ci sto mettendo una vita per andare da un punto A a un punto B. Oh, guarda, ma quello è un goblin blu. Quelli sono un po' più dangerous, ma ce la potrei fare senza problemi. Dopotutto, io sono Electric Peo. Vediamo un po' se riesco a lanciargli. Ebbene sì, Cristo, Cristiano. Saranno 40 minuti che gioco, Cristiano. Ma guarda quello zozzo maledetto, te lo becchi dalla faccia, dal culo. Non provare a prendere quello scudo, Non ci provare, non ci... Oh, oh. Dov'è la mia spada? Non ce l'ho, perché l'ho finita. Dai, attacca, no? Vieni, attacca. Wow, te l'avevo detto. Attacca, e poi te lo prendi al culo. Vieni qui, no? Zozzo, maledetto. Ah, ti ho preso la mazza Boblin puntuta. Non te la... Oh, lo scudo Boblin puntuto. Non ho spazio, quindi, non avendo spazio, scartiamo al volo lo scudo più scarso che ho. Scartiamo anche quest'arco che si sta per rompere. Prendiamo lo scudo e ciao. Zozzo maledetto, guarda. Tu fai fare game over a me? No. Tu fai fare game over a me? No. Oh, vedete quell'affare lì? Quell'affare che si illumina? Ho visto cadere una stella cadente lì. C'è un pezzetto di stella, ma ovviamente non posso arrivare così lontano ancora nel gioco. Eccolo l'alza crario. Allora perché sto salendo qua? Oh, attenzione. Ormai che... Visto che ormai abbiamo fatto tutta questa strada, andiamo a controllare cosa c'è qui su. Dato che io personalmente non me lo ricordo. Non mi posso ricordare ogni angolo del mondo di Hyrule. Hyrule. Oh, c'è il vecchio. Cacchio, ci fai qua? Zozzo. In montagna di sera fa freschetto, Oh, che bella vista. Da qui non c'è niente che ostacoli la vista. Il punto ideale per vedersi il panorama da tutto l'altopiano. Ancora non ho capito che cosa ci fai qui, ma Cristo, fatti una vita, vecchio. Ma io ci sono dei sassi tutti ordinati a mo' di cerchio. Ma ne manca uno proprio lì. Allora ce lo metteremo noi e vedremo cosa accade se io prendo un sasso e lo metto proprio lì, nel posticino vuoto. Vai via! Oh, troppo in là. Vai proprio qui. Esatto, non era proprio preciso, ma ce l'ha dato per buono. Ecco, quando risolvi questi mini puzzle in giro, trovi altri Korogu, tutto qua. No, solo 2 fino adesso, oh mio Dio. Tocca che tra un po' farmo un po' di questi per cazzi miei, perché sennò quando arriveremo che potremo utilizzarli ne avrò pochissimi. Eccolo là, il sacrario. Quanto ti ho cercato, quanto ho camminato. Wow, stanno tirando le palle di neve qui, Ma che ci stanno, delle bestie qua su? Eh sì, ma stanno dormendo. Allora le coglieremo di soppiatto. O almeno quello che proveremo. Guarda lassù, ci sono dei barili esplosivi. Adesso che facciamo? Utilizzeremo quelli. Esatto, però speriamo di non farci male da soli come abbiamo fatto l'ultima volta. Allora, proviamo con lo stasis. Facciamo così. Uno, due. Due. Via! Wow! No! Link, Cribbio! Questo non doveva succedere.
Beh, meno male che da una parte sono morto, perché almeno non mi tocca riscalare tutto. Se ero sopravvissuto era peggio. Se fossi sopravvissuto avrei dovuto rifare tutta la strada per andare sopra, quindi meglio così. Ecco le palle che arrivano. Stavolta basta meccanismi strani, qui si va diretti al punto. E il punto sai qual è? Il punto è che ti tiro una bomba su per i fondelli. Esatto. Toh, sozzo maledetto, tu, le tue zanne, i tuoi ciaffi, corno di boblin, non me ne frega niente, altro corno di boblin, un maledetto cozzo, guarda che crebbio, che crebbio. Oh, una carne cotta, è già stata bella arrostita, solo per me. Vedete, quando arrivi in questi punti dici, oh mio Dio, ma guarda quanti posti non ho esplorato per correre, per portare avanti questo video. Penso che la prima volta... questo prologo, chiamiamolo così, questa prima area, la prima volta che l'ho fatto ci sarò stato 2-3 giorni, come minimo. In tutto questa volta ci sono stato, sì e no, 1 ora e mezza. Sacrario di Tomisoke! Entriamo. A volte sotto le pietre si nascondono delle piccole creature. Questo è il consiglio che ti dà il gioco, ma siamo appena arrivati dentro il sacrario. Colonne di ghiaccio! Pagliaccio di ghiaccio! Pagliaccio di ghiaccio, colonne di ghiaccio! Non è una rima perché è la stessa parola. Pagliaccio di ghiaccio, lo sai che ti faccio? Dopo che spaccio e faccio i soldi, no, come non detto, ecco la pipì che mi dà lo strumento magico. E non è altri che il Glacior, i pilastri di ghiaccio sono molto resistenti. Cosa si può fare con il Glacior se non fare delle colonne di ghiaccio sulle quali ti puoi magicamente arrampicare, anche se il ghiaccio teoricamente dovrebbe essere scivoloso. Infatti questa è l'unica cosa strana di Zelda, ma... apriamo questa porta in questo modo. Wow, ma la mia intelligenza è proprio al di fuori di ogni comprensione. Oh, oh, vai via. Non mi spara, non mi spara. Sozzo maledetto. Oh, ma guarda, ma lassù c'è un forziero. Oh, oh, oh. Vai qua. C'è il forziero. Che cosa ci sarà mai se non un parapapa lancia del viandante che, oh, magicamente mi entra nello spazio. Non pensavo di averne. Alziamo questo coso così, così da poter salire. Questo sì che è un signor puzzle, eh. Ovviamente non è che ci vuole chissà che ingegno per arrivarci, ma diventeranno più complicati in futuro. E quindi per ora ci accontentiamo di quello che ci danno. Ed ecco qua la creatura che mi dà il mio emblema. Ah, ah, ah. Quindi è arrivato il tizio, eccolo. Quella è mia adesso, lo sai ragazzo. Quella è la mia paravela. Regati nel punto in cui si intersecano le due linee immaginarie che uniscono i sacrari. Ti aspetterò lì. Che guarda caso non è altro che il santuario del tempo. Perché se tu tiri una linea da un sacrario all'altro, zoom, e poi dall'altro, zoom, si incrociano proprio nel santuario del tempo. Ma lì è dove andremo la prossima volta. Non sicuramente oggi, abbiamo fatto abbastanza oggi, no? Che dite? Abbiamo fatto 3 sacrari. Cribbio. Spero di avervi fatto compagnia, che questo video vi sia piaciuto. Mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, perché questo era Electric. Buh!